It's a great place to meet and learn from world-renowned piccolo players. I think it's important to come to the International Piccolo Festival so you can meet all of these students and all of the teachers from all around the world. Perché non c'è un altro corso che io conosca al momento che offre questa varietà come docenti e anche mi permetta di conoscere così tante persone. Qua gli studenti vengono da tutto il mondo. It's a great way to get new ideas and be inspired. The International Piccolo Festival in Grado, it's a great opportunity for me to improve my piccolo skills and to make new friendships and to work. This is a wonderful opportunity to work with great piccolists, great musicians and people, so we can enjoy together playing and talking and listening music. I think it's vital for all young piccoloists to attend this festival. They will have an experience like no other. Per me la seconda partecipazione al festival, ero presente anche l'anno scorso, e credo che sia importante partecipare a un'occasione del genere, perché direi che è un evento raro e unico nel suo genere, perché in Italia almeno non c'è la possibilità di avere questo confronto con l'ottavinismo italiano nel mondo, e non c'è proprio la possibilità di fare una cosa del genere, ed è importante perché ti dà tante possibilità di migliorarti, di conoscere nuove cose, di provare nuovi strumenti, di venire a contatto col modo di suonare degli altri paesi. C'è una forte componente straniera, ci sono ragazzi provenienti da tutto il mondo, tutti con lo stesso obiettivo, con la passione per l'ottavino, ed è bello il clima che si crea in questi 4 giorni in una bella città come Grado. This is the best place to work with the best international artists for piccolo, and working in chamber music and solo music and orchestral music, you're not going to find anybody else anywhere that can teach all of those aspects for piccolo. To get new ideas. Perché intanto sono 4 giorni intensi di conferenze, concerti, lezioni con alcuni dei migliori ottavinisti al mondo. Si fanno nuove amicizie con studenti provenienti da ogni continente e poi insomma si condivide la gioia dello stare insieme e di fare musica insieme con il concerto finale e soprattutto il party sulla barca.